Carissimi lettori del Vescovado, nostro ospite oggi, Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile San Francesco, patrono d'Italia, un figlio di Scala della costiera amalfitana che abbiamo l'onore di intervistare proprio alla vigilia dei festeggiamenti per il suo 25esimo anniversario di sacerdozio in una location straordinaria, una location unica, che è la grotta di Sant'Alfonso, un luogo magico dove proprio qui nel 1732 apparve la Madonna proprio al dottore della chiesa, Sant'Alfonso Maria delle Gore, che proprio a Scala trascorse un periodo importante della sua vita. Padre Enzo, ben trovato. Innanzitutto, auguri, chiaramente la festa è stata, l'anniversario preciso è caduto il 2 di luglio, ma domani Scala e la costiera ti riserveranno l'abbraccio più grande. Sì, sono contento, è un rendere grazie al Signore per tutto quello che ho operato in questi 25 anni nella mia vita, nella comunità francescana del Sacro Convento, qui a Scala. Ed è un momento di preghiera corale. Io penso che vedere la vita attraverso la preghiera, attraverso le grazie, significa vederla come colui che vuole incontrare ogni persona, perché penso che di questo noi abbiamo bisogno oggi, in una realtà dove ci si scontra facilmente, in una dimensione concettuale molto forte, a livello a volte locale, ma anche a livello nazionale, anche internazionale. Ecco, noi dobbiamo continuare con determinazione a coltivare la logica dell'incontro. In questo senso, ecco il grazie. Chiedo scusa, tutto è partito da Scala, più di 25 anni fa, tutto è partito da qui, si può dire, da questa ambientazione che ha tanto di religioso. Scala ha dato i natali a Fra Gerardo Sasso, che poi è stato il fondatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, e poi ha ospitato figure importanti della Chiesa, come Suor Celeste Frostarosa, che con Sant'Alfonso Maria delle Liguori proprio diedero vita a un nuovo ordine, quello dei Redentoristi, che è molto forte a Scala, e probabilmente è stato quella un po' la scintilla, no? Della tua Sì. vocazione. Vedi, siamo qui davanti a questa grotta. Per me è un luogo molto intenso, molto, molto importante. Qui ho detto i miei grazie, qui ho chiesto al Signore, ti prego, illuminami, ti prego, dammi la forza. Cosa vuoi da me, Signore Gesù? In questo tratto di strada che porta dalla grotta al monastero, dal monastero a casa dei miei genitori, è nata la vocazione. Ricordo quando avevo appena 11 anni, forse inconsapevolmente, con l'entusiasmo di un bambino, una suora, Suor Marisa Borboni, facendoci il catechismo, preparandoci alla prima comunione, disse: ma chi di voi vuol diventare sacerdote? E io così alzai la mano, no? Sì, io. E da allora è iniziato un cammino di domande semplici, a 11 anni, man mano domande più profonde, più complesse, e poi mi sono ritrovato ad Assisi, mi sono ritrovato ad Assisi e lì sono rimasto. Una vita ad Assisi, anche perché sono state, sei come un Totti, tu diciamo, un giocatore bandiera, perché chiaramente la tua vita è stata ad Assisi e da lì non ti sei più mosso per tutto questo tempo, più di 25 anni. Ad Assisi ricordiamo che ci sono anche delle testimonianze importanti della costiera amalfitana, come quella di Fra Bonaventura Manzi, Sì, è che è stato di custode. Ravello, che è stato custode del Sacro Convento di Assisi nel momento in cui, momento difficile per l'Italia, durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi già un legame importante tra Assisi e la costiera amalfitana. Però in questi 25 passa anni, perché hai studiato anche ad Assisi il tempo precedente al sacerdozio, tu hai creato qualcosa di importante che oggi tocchiamo tutti con mano, legato a un altro mondo che si può dire che sia la tua seconda vocazione, che è quello della comunicazione. Andremo a sviscerare questo argomento partendo da 3 punti fondamentali che secondo me, che ti seguo da tanti anni, ho il piacere di seguirti, sono stati determinanti per la tua vita. Cioè il primo
oltre al sacerdozio, il tempo l'86, il tempo in cui tu ancora da novizio, diciamo, sì, postulante, hai vissuto in prima persona quello straordinario evento, quello dell'incontro interreligioso con Papa Giovanni Paolo, che chiamò a raccolta proprio ad Assisi, centro della cristianità e del dialogo e dell'apertura a tutte le religioni del mondo. Il secondo, settembre 1997, il terremoto di Assisi, e tu che hai visto morire un confratello con il crollo della volta, che eri presente nella Basilica di Assisi, anche quello è stato un evento che ti ha cambiato la vita. E poi il terzo straordinario, quello dell'elezione di Papa Francesco, un'elezione che un po' tu comunicativamente hai anticipato. Hai segnato tre tappe che hanno una gradazione di sentimenti molto intensa. Il primo ti ha ricordato l'86, io ricordo, entrai a settembre, ad ottobre c'era l'incontro con tutti i leader religiosi, per la prima volta vidi, la seconda volta che vedevo Giovanni Paolo II, e mi misero a servire a tavola, perché io sono figlio di ristoratori, papà per tanti anni ha vissuto l'esperienza del ristorante, io ho servito a tavola. Con le campane da Ravello un po', che ci accompagnano. E papà poi è ravellese, metà cuore ravellese e metà cuore scalese. E io mi ricordo che dall'emozione se ne andò la voce, non riuscivo a parlare, mi misero a servire e lì una grande lezione di vita. A me mi misero così, non so perché, dice tu servirai il tavolo del papa, eccetera. Noi aspettavamo al refettorio che entravano tutti i leader religiosi, il tavolo del Papa fu occupato dagli altri e io non sapevo che fare. Stava arrivando il Papa, era l'ultimo a scendere nel refettorio, mi accostai al custode e dissi a Vincenzo, ma il tavolo è occupato, l'hanno occupato, il Papa non siede più lì. Lui fece così, oh santo, no? Così, e c'era il segretario del Papa, e io assistetti a questa scena così. Fa, Vincenzo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. C'era un tavolo di servizio che fu girato, questo era a muro, fu girato, quindi la tovaglia scendeva tutta davanti e dall'altra parte niente, c'era il Papa, il segretario di Stato, l'arcivescovo di Canterbury, il patriarca ortodosso, stavano sul quel tavolo. E io vidi il Papa che sedette e si accorse che la tovaglia era così. Io gli stavo portando, era una cena molto sobria, un po' di formaggio, un po' di verdure, e mi guardò e fece un sorriso. E quella fu una grande lezione di vita, perché col sorriso lui visse questo imprevisto, no? Quindi senza atterrarsi, senza... Oh, molto mite, molto ecco. E fu una grande lezione lì, come affrontare gli imprevisti della vita. Poi la seconda tappa, quella drammatica del terremoto, io devo ringraziare il Signore, e qui oggi lo faccio anche davanti alla Madonnina. Lì accanto a me, Padre Angelo, è un postulante che avevo confessato la mattina. Stavamo in Basilica, io iniziavo ad occuparmi di mass media, quindi portai un gruppo di giornalisti per il sopralluogo, e la sera dopo ci fu il crollo, io pensavo che perdessi la vita, perché poi dopo la polvere, il custode, allora padre Giulio mi salvò, mi prese con la mano e mi tirò verso la parete e dissi, Signore stammi vicino, invocai anche mamma. Poi la sera volli risalire sopra e di notte ebbi l'impressione proprio che una mano ci avesse salvato, perché lì tutte le volte soccorrato proprio dove stavamo. Quelle immagini le avevi viste tante e tante volte, no? Sì, tante volte, immagini drammatiche, ma anche lì mi ricordo di custode che andò subito in camera, poi lo rividi dopo un quarto d'ora che ci contammo e capimmo che alcuni avevano perso la vita. E da lì capisti che in un certo senso eri anche un po' un predestinato. Cioè, questo senso... non lo so, io so che il Signore mi ha sempre tenuto per mano, quello sì, l'ho sempre questo avvertito, sì, l'ho sempre avvertito molto molto presente, lo dico a chi ci ascolta in questo momento, non abbiate timore di niente, cioè
quando vedete delle porte chiudersi, state pur certi che il Signore sta preparando qualcosa di molto più intenso, di molto più bello. E stavo dicendo, ricordo Padre Giulio, che subito si andò a cambiare la tonaca, che era tutta piena di polvere, un po' stracciata ai piedi, e scese con una tonaca e si ricominciò fino poi alla riapertura dopo 2 anni. Sì, si è fatto scuola al mondo, insomma, per questo, sì. E poi l'ultimo episodio, l'ultimo evento grande, perché tu avevi anche anticipato, sì, forse con il messaggio di Francesco, perché c'è da dire che Padre Enzo, uno dei grandi meriti di Padre Enzo è stato quello di rispolverare il messaggio di Francesco e anche approfittare di un nuovo momento della comunicazione, che è quella sociale, che è quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa, per riportare alla conoscenza delle persone quelli che sono, quello che è stato il grande messaggio di Francesco, che si basa soprattutto sul dialogo. Un'intenzione, quella di Padre Enzo, che per buona sorte o per diversi casi è stato subito portato avanti da un grande, che è stato proprio Papa Bergoglio. Certo. Quando Benedetto diede le dimissioni, nessuno si accorse che quelle poche parole delle dimissioni riprendevano 2 parole di San Francesco. Gli dice: io mi dimetto e poi prometto obbedienza al Signor Papa. Questo Signor Papa è un'espressione che usa ad opera solo San Francesco negli scritti, tanto che io commentai dimissioni a caratura francescana. Poi ci fu un travaglio, ci fu uno sconvolgimento, fummo tutti presi attoniti perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Io ricordo che andai subito dal generale. Allora noi avevamo l'elezione del nuovo custode, quindi piemontese lasciava il passo all'attuale, a padre Gambetti, a padre Mauro, e erano increduli. Dice, ma la notizia, dico, sì, ha dato le dimissioni, no? Poi ci fu la nota ufficiale del Sacro Convento, ma... Ci fu quel lancio dell'Anza, quella collega che fu bravissima a cogliere il latino, molto bravo. Fece delle interviste in quel periodo, prima ancora del conclave, quindi prima che si entrasse in conclave, dove sono le plenarie per la discussione, e in questa intervista la mia riflessione era: ci siamo cacciati in un vicolo cieco, perché io ricordo che a Roma la gente ci sputava addosso per lo scandalo della pedofilia, per anche le fragilità nostre, e mi chiedevo: i media hanno avuto la loro responsabilità, perché hanno anche amplificato, no, lo scandalo in però maniera... Se mi permetti di inserirmi in questo discorso, tu che con i media, che conosci benissimo questo mondo, sei stato capace in questi anni di creare una struttura che intervenisse nel momento giusto, cioè anche per frenare e soprattutto per non alimentare, cioè l'informazione quando poi comincia a degenerare bisogna che canali autorevoli, come per esempio oggi l'ufficio stampa del Sacro Convento di Assisi, riesce ad entrare e casomai a chiarire subito le cose a scanso di equivoci. Certo, e feci questa intervista e l'ultima domanda di questa intervista su un quotidiano nazionale fu: ma ci pare lei che cosa pensa del nuovo pontefice, che nome vorrebbe per lui? E io feci 3 ipotesi, dissi: guarda, la prima è che lo prendano dai 5 cardinali francescani, c'era O'Malley, il famoso cappuccino cardinale di Chicago. Il secondo dice: chiunque sarà eletto probabilmente è chiamato ad annunciare, no, subito alla venuta ad Assisi, che San Francesco rappresenta un messaggio molto forte nella Chiesa. E terzo, dico, che prende il nome di Francesco. Questa è l'ultima domanda, fu. Quindi ci fu tutta un'analisi un po' della situazione. Il giorno dopo, la mattina alle 8, meno 10, dopo la messa, il custode va in camera, difficilmente mi chiama subito, aspetta che generalmente io gli do un po' di informazione, è lui che mi chiama, si viene subito in camera, dico: che è successo? E si viene, dice: che hai detto? Che ho detto ieri, no? Dice: da Roma mi stanno chiamando, tu vuoi che Papa si chiama Francesco? Io voglio che Papa si chiama Francesco. Ho fatto una mia intervista, era l'ultima domanda, insomma avevano titolato, insomma, per farla breve, i frati di Assisi aspettano Francesco I, quello che poi ha generato anche un errore, primo, che si dice solo Francesco, no? E
gli dissi: scusa, mio padre Giuseppe. E loro c'erano due custodi, poi uno che lasciava, uno che entrava, quindi avevo a che fare con padre Giuseppe e con Mauro, no? E sì, scusa, ma se a voi che avessero chiesto che nome, come aveste risposto? Sì, sì, però forse. E mi invitarono a stare buono, no? Quindi fu un momento anche concitato di tormento interiore, no? Dico, ma tu vedi un po' adesso un guaio per un'intervista, no? E dopo ci fu il conclave, io ebbi modo di parlare col portavoce della Santa Sede Paolo Lombardi, mi si viene a darmi una mano a Roma e portai con me tutta la redazione, perché ero convintissimo che qualcosa di francescano sarebbe successo. E da lì poi l'attesa di Francesco, come potete immaginare, la gioia, la rivincita, no? La rivincita bonaria. Ci avevi visto giusto. E quindi è stato un momento per la Chiesa molto intenso, anche per noi del Sacro Convento, insomma. Subito la prima volta, perché lui non era mai stato ad Assisi, mai stato, molto emozionante, tutti i luoghi, sì. Molto emozionante, anche lui era emozionato, nella tomba pianse. Io ho registrato Francesco. Gli occhi lucidi, sì. In tomba, è stato un momento molto forte e anche di grande responsabilità, il francescanesimo è questo. Ed oggi, dopo 25 anni, con tutto questo tempo che è trascorso, no? Certo. Queste tappe che abbiamo affrontato, abbiamo descritte le più importanti, poi chiaramente c'è tutto un mondo, c'è tutta una vita, c'è tutto un vissuto ad Assisi, ma soprattutto questo grande ruolo di Padre Enzo, cioè quello di comunicare oggi il messaggio di Francesco 2.0, l'ha messo su una redazione della rivista San Francesco con ragazzi straordinari, tutti professionisti che sono cresciuti con lui, perché è stato come un allenatore che ha comprato un po', ha detto compriamo questo giocatore, mettiamolo a terzino destro, invece, ed ha creato una squadra straordinaria che oggi è... A cui hanno fatto anche un bel cammino di conversione, oggi sono tutti papà con dei bambini, alcuni convivevano, hanno fatto un cammino di fede molto intenso e questa è la gioia più grande. E oggi indossare questo saio, che significa tanto, dirlo ora in questa tappa importante della tua vita, che coincide con gli 800 anni della visita di San Francesco dal Sultano, che è un momento di dialogo, è il primo grande momento di apertura della fede cristiana verso l'Islam, nell'anno in cui, appunto veniamo dal 2018, in cui la regione Campania è stata la regione che ha donato l'olio che alimenta la lampada sulla tomba di San Francesco, quindi da campano tu sei stato orgoglioso di ospitare i tuoi concittadini e le celebrazioni stanno continueranno fino al 4 ottobre prossimo, quando sarà la Toscana a fare lo stesso, e soprattutto in una tappa in cui sei appunto una tappa importante della tua vita, che significato ha indossare dopo 25 passa anni quest'abito così importante e che è proiettato verso il futuro? Due cose, intanto tutte delle coincidenze belle, no? Io dico le Dio coincidenze, no? Cioè il Signore che mette insieme sempre tanti tasselli, chi l'avrebbe immaginato per 25 anni poi era la campagna ad offrire l'olio. E una risposta io la trovo qui, in questo luogo dove stiamo, anche la Grotta di Sant'Alfonso. Mi sono sempre chiesto perché qui un cittadino di Scala, dove sono i redentoristi, ad Assisi. La risposta è nell'apparizione di San Francesco nel monastero di Scala. Cioè Scala è l'unico comune della Campania dove è apparso San Francesco e fu la risposta di Gesù alla Costa Rosa in un momento mistico, di ad Alfonso, che il suo ordine sarà grande come quello di Francesco, e gli appare Gesù che gli indica San Francesco, Io qui ho trovato la risposta della vocazione, no? Attraverso la storia, perché poi è nella storia che si incarna la nostra vocazione. La seconda cosa, io guardo al futuro dove il Signore vorrà, mi sono sempre fidato di Lui. Ci sono stati dei momenti bui, dei momenti di sofferenza, però con una certezza che davvero
dietro le nuvole c'è sempre il sole ed è sempre uscito il sole. Da qualche anno stai girando il mondo, hai deciso di, sulle orme di Francesco, di uscire dai confini nazionali, portare la parola di Francesco e della Chiesa, specialmente nelle zone disagiate, nei posti più bui della terra, dove ci sono guerre, dove c'è fame. L'ultimo viaggio proprio davvero importante, nei giorni di Pasqua, in Libano, con Lucia Annunziata. Ecco, partiamo da qui. Qual è la tua sensazione, anche se siete stati anche scortati, abbiamo seguito con il Vescovato tutto il viaggio, scortati anche dai militari, perché sono zone anche molto difficili. Cosa significa oggi rischiare la vita come i primi martiri della Chiesa per Dio, per Gesù, per portare il Vangelo nel mondo, mentre Papa Francesco tende la mano anche al mondo dell'Islam? Ci sono ancora zone buie del pianeta, certo, zone dove c'è tanta ingiustizia, nord e sud sempre più divisi, aumentano i poveri, le ingiustizie sono commesse ogni giorno. Io in Libano, Iraq, Iran, quando sono andato con Lucia, all'inizio l'avevo preso un po' alla leggera via, ci sono dei momenti anche drammatici di paura, però ho portato con me, porto con me una grande certezza. Io ho visto dei cristiani perseguitati, dei cristiani che rischiano la vita ogni giorno, e loro con determinazione testimoniano il loro orgoglio di essere cristiani. Ecco, questo a me mi fa riflettere molto, come a volte la nostra fede è un po' flebile, come a volte abbiamo bisogno di irrobustirla, abbiamo bisogno di farla germogliare sempre di più, di non sia fiacca, ecco. E credo che lì è stata una grande lezione, vedere i nostri fratelli cristiani perseguitati, con rischio molti uccisi. E poi c'è una frase che mi accompagna per concludere, che rappresenta un po' la bussola, ed era di Don Benzi, che lui mi scrisse un fogliettino, io gli chiesi una frase per il mio cammino spirituale, disse: non aver timore del male che c'è nel mondo, abbi timore invece del bene che manca. A te chi potrebbe dirti di fare il bene? E io credo che siamo chiamati a questi, no? A fare il bene, poi Dio vede il provvedimento. L'ultima domanda di questa confessione, oggi mi sento io tuo confessore, mi consentirai questa cosa. Sei sacerdote, chiamato da Dio, privilegio per pochi, ma se non fosse arrivata questa chiamata, cosa avresti fatto? Chi lo sa, ma forse starei con papà, con i miei fratelli a lavorare. Il campo dell'informazione. Può essere stato un giornalista. Tu sei, lui è un giornalista, iscritto all'ordine dei giornalisti. E poi avrei continuato, avevo l'obbligo di scrivere, quindi avrei scritto in una dimensione molto intensa quando la sera. Non ci pensi mai a questa cosa? No, perché ormai penso a quello che faccio adesso. Ti è incollato addosso questo saio. Io dico sempre, intonachiamo la vita, no? Nel senso, facciamola diventare sempre più nostra. Non lo so, Emilia, saprei. E allora, caro Padre Enzo, grazie per questa bella intervista. Tanti, tanti auguri per questa tappa importante per te. E stavolta sono io a dire a te ogni bene. Ogni bene, un buon cammino ai nostri lettori del Vescovado e a tutti coloro che guardano ai mezzi di informazione come una dimensione per crescere, per capire la realtà. E credo di questo abbiamo bisogno. Noi come giornalisti abbiamo una grandissima responsabilità. E a tutti coloro che lavorano in questo campo, a tutti gli amici qui in costiera, buon lavoro, buon cammino. Grazie Padre Enzo. E a tutte le persone, ecco, permettimi di chiedere una preghiera, lo faccio attraverso questo canale che è molto, molto familiare. Dite una preghiera per me e io vi ricordo tutti quanti sulla tomba di San Francesco. Grazie Padre Enzo. Avanti.